Mister, è difficile la vittoria, ma bella, insomma, forse sofferta, come dicevamo prima con il suo collega, ma indubbiamente queste sono vittorie che premiano ancora di più. Qualsiasi partita non è facile, ci sono degli avversari, hanno fatto una buona prestazione, però credo che i ragazzi oggi sono stati eccezionali sotto i valori che noi stiamo predicando all'inizio del campionato, che è quello di avere una squadra unita, di carattere, di determinazione, di voglia di aiutarsi in campo, specialmente in momenti di difficoltà che ci sono stati, ed è normale che ci siano durante i 90 minuti, e poi la vittoria. Che ci fa ben sperare per il futuro. L'abbiamo visto soprattutto dopo il gol, vi siete abbracciati, eravate tantissimi in campo. Sai, rimanere in 10, vedere dei ragazzi che non hanno mollato, che hanno avuto carattere, è un premio per loro, perché la squadra avversaria ha dei valori importanti, però vedo che il Varese, con quei valori che abbiamo noi, possiamo sopperire a tutto. È stata, come dicevamo, sofferta. Avete temuto qualcosa dopo l'espulsione dei Conti? Sono delle situazioni che durante l'arco della partita si verificano e ripeto, anche specialmente nei momenti di difficoltà, si è visto il carattere di questa squadra, che deve essere la nostra arma vincente per le altre partite. Aspettavate un bel così? Ma noi, guarda, delle squadre avversarie possiamo vedere, però credo che l'importante sia come la nostra squadra interpreti la partita. E vada all'approccio della partita, che è stato un approccio molto importante, con piccole difficoltà, però ripeto, bravi a sopperire e poi a ritrovare le giocate nostre giuste, e poi specialmente in 10 di ritrovare quella compattezza che è molto importante per il nostro campionato. Netto, Zecchin, Corti, lo zoccolo duro senza nulla togliere ai giovani, ancora una volta dimostrato di essere così la forza di questo Varese. Lei mi fa sempre la domanda sullo gioco duro, vero? Sempre anche l'altra volta. Rimarco la situazione, sono giocatori importanti che sono importanti anche per il gruppo, per far sì che ci sia quel carattere che serve per questa squadra, per questa società, per questo ambiente, per questi tifosi. E credo che i ragazzi vanno dietro e si è visto il gioco. Un plauso anche a Bastianoni, perché stasera non era facile trattenere il pallone che avete preso. Ma abbiamo il portiere, deve parare, oggi ha parato, e come ha fatto con Neto, come hanno fatto bene gli incontri di questi giocatori, i difensori, sì, che sono stati bravissimi tutti a farsi il loro meglio nel proprio domani.